Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Non ci sono domande. Niente. Vado via. Anzitutto, dopo la bella vittoria, come si prepara un altro derby? Insomma, una bella carica aver vinto due partite di fila, in vista di un'altra altrettanto importante. Sì, oltre alla vittoria comunque abbiamo giocato anche bene, quindi questa è la cosa più importante secondo me in questo periodo. Ci stiamo allenando veramente bene, stiamo anche giocando molto bene, quindi bene così, e ovviamente ci stiamo ancora preparando per la partita di Ferrara e siamo carichi e speriamo di andare lì e vincere, però ti ripeto, ci stiamo allenando veramente molto bene. L'avversario a Ferrara, per le vostre caratteristiche? Ma sicuramente due grandi stranieri, ha degli italiani buoni come Cortese, Soloperto. E loro corrono tanto in contropiede, quindi dobbiamo cercare di fermare la loro prima opzione di contropiede, poi se li stoppi non li fai correre, secondo me possiamo cercare di vincere la partita. Se li fai correre come giocano loro, prendi tiro e fai fatica con una squadra come Ferrara. Rifi basso? Sì. Cioè Stefano è un giocatore che temi in particolare dal Bondi? I due stranieri, Bowers e Roderick sicuramente, poi c'è Cortese che si inizia a segnare, uno che va in striscia, quindi è difficile da marcare, però diciamo sì, i due stranieri, lui, visto che Roderick quando corre in campo aperto è veramente dura da tenere, però se noi riusciamo a rientrare e fermare la prima opzione del contropiede secondo me possiamo giocarcela, se no con una squadra come la loro non te la giochi mai. È stato un numero forse superiore anche a quello che avevi aspettato. Da questo punto di vista pensi che tutto nasca dal fatto che Luffier deve ancora entrare, è un problema di concentrazione, oppure è stato semplicemente che avendo anche molti più possessi inevitabilmente si alzano anche. Quante palle perse abbiamo fatto? Non so neanche cosa abbiamo fatto. Ne avete fatte 7 nel primo tempo. Totale alla fine? Totale alla fine mi sembra. Non è una cosa negativa, vabbè, dai, c'è di peggio. Secondo me, noi non siamo ancora al 100% come squadra, abbiamo iniziato adesso a giocare tutti insieme senza infortuni per ora, quindi. Però sicuramente abbiamo fatto, non siamo perfetti, facciamo ancora degli errori, abbiamo più possessi come dici tu con l'entrata di Ruzziar, però secondo me la cosa positiva di domenica o come la partita precedente era la nostra difesa, noi dobbiamo secondo me difendere e se difendiamo e teniamo gli avversari 60-70 punti possiamo vincere, se facciamo fare tutte le volte come abbiamo iniziato magari a fare 80-90 punti alle squadre fai fatica a vincere. Certo. L'impressione è che la partita di fuori fosse una partita che questa potesse più da tempo. No, sicuro. Certo, era un derby anche sì, però sì, le palle perse ci stanno. Poi ti ripeto, non siamo ancora noi al 100%, stiamo giocando bene in questo periodo, però non siamo ancora al 100%, quindi non possiamo fare la partita perfetta magari. Abbiamo fatto le palle perse, magari speriamo la prossima volta di farne al posto di 14-13, però credo, non sono sicuro di farlo. Vabbè. Senti, un in meno comunque sì, della... Stefano, oggi tu l'hai detto, Mancinelli è un po' il leader della squadra, ma la forza della squadra, della vostra, è proprio di fare essere una squadra lunga e profonda. Certo. Ecco, ritieni che anche tu questo sia un aspetto? Sì, noi siamo una squadra lunga che credo magari la partita precedente Montano ha fatto solo 7 minuti, però la prossima magari potrebbe essere fondamentale per la vittoria. E poi secondo me la grande squadra si vede anche da questo, non dipende da un giocatore, dipende da tutti. Se una partita non gioco bene io, una partita la giocherà bene Montano. Con così puoi magari provare a vincere un campionato. Basandosi solo su un giocatore secondo me fai fatica. Quindi noi abbiamo molte opzioni, sia offensive che difensive. Knox, Nicolic, Montano, io, Candy. Quindi sì, secondo me. Non so cosa aspettavano gli altri, però noi siamo partiti, che abbiamo vinto la Supercoppa, siamo secondi in classifica, se aspettavano di vincerle tutte, secondo me non è
una giusta considerazione, perché comunque sai, in un campionato come questo vincerle tutte non è semplice, perché è un campionato difficile, ci sono squadre forti e vincere fuori casa è difficile. Poi ovviamente noi anche abbiamo sbagliato le partite, come abbiamo sbagliato la partita di Verona, ma Verona è una squadra forte, con noi ha giocato una grande partita, noi abbiamo giocato male, abbiamo perso, però comunque la gente mi parla di crisi, le robe, noi stiamo facendo il nostro campionato, abbiamo vinto la Supercoppa e siamo secondi in classifica, poi se la gente vuole vincere tutte, io fai fatica secondo me. Ma 650 tifosi in trasferta, non deve venire neanche in Serie A, No, infatti io ti dico, ho ritrovato questa gente come più carica di una volta facevi l'Eurolega, facevi le finali, adesso siamo in A2 e c'è più carica di una volta. Questa è una cosa stupenda sia per i giocatori che per tutto il movimento del basket. Ti dico, noi dobbiamo essere fortunati, perché siamo fortunati, dobbiamo capirlo, perché veramente non capita da nessuna parte, sia in Serie A che in Eurolega, avere un pubblico del genere. Nei giorni scorsi Finelli mi ha detto che al momento non ritiene che la Fortitude sia la favorita, perché ci sono comunque altre squadre che sono altrettanto competitive. Tu condividi questo? Condivido. Sì. Favorita agli altri. Le mani su. Condivido, però, ma guarda, io ti dico, non è un problema, tanto nel senso, poi alla fine parla il campo, a me ora di essere il favorito, non mi interessa sinceramente. Poi l'anno scorso non sono partiti da favoriti, sono arrivati secondi, quindi magari ripetere e fare il passo finale, però magari in questo momento ci sono squadre più pronte di noi. La Virtus sta giocando molto bene, Ravenna è una squadra molto forte, sta giocando veramente molto bene. Noi non stiamo giocando magari come la squadra più forte del campionato, questo lo vediamo, lo vedo anch'io, lo sanno tutti. Però magari arrivando a fine campionato magari possiamo dire la nostra. Però comunque, come ha detto pure Matteo, siamo tra le favorite, non siamo la favorita, siamo tra le favorite, sono 6-7 squadre forti che possono lottare per andare su, poi se in questo momento gioca meglio la Virtus o gioca meglio Ravenna, bene, però l'importante poi è quello che sarà la fine. La differenza forse con il vostro avversario, che l'idea che trasmettete, che sapete, una squadra da playoff, cioè un roster lungo e profondo, talento molto diffuso a parte la tua presenza, quindi in grado anche di affrontare 24 partite in 50 giorni, cosa che i vostri avversari possono fare. No, io ti dico, adesso gli avversari non lo so, noi sicuramente abbiamo fatto un tipo di preparazione, una preparazione durissima, che magari all'inizio può aiutare, cioè può far bene in alcune cose, magari in altre situazioni può crearti, diciamo, un po' di stanchezza, e quindi magari alcune partite non abbiamo affrontato con la giusta mentalità tutto quanto, quindi ti dico, io non sono preoccupato, io vedo la squadra molto, la vedo bene in allenamento, ci stiamo allenando soprattutto quest'ultimo periodo, questi ultimi 2-3 settimane, la vedo proprio una squadra che vuole fare, difende, si fa un gran mazzo in allenamento, secondo me quella è la cosa più importante. Però noi abbiamo un roster lungo di 10-12 persone, che quindi è una squadra che può arrivare fino in fondo, che poi ti ripeto è la cosa più importante in questo campionato. Poi ovviamente pure per noi è importante la posizione, perché se arrivi settimo, ottavo, terzo, quarto cambia molto con il nostro pubblico. Però sai, se arrivi in forma alla fine, arrivi sesto, quinto, va bene lo stesso. Cioè. Ascolta, in questo inizio di campionato è stato criticato, nonostante le statistiche molto positive, Nox, che secondo me con Fabio ha giocato forse la migliore partita da quando è arrivato. Sì. Io ti chiedo, da compagno di squadra, insomma anche con la carriera che hai avuto, qual è il tuo giudizio sul valore di Nox? Quanto può crescere e quanto può dare questo prototipo? Allora, no, secondo me uno che in attacco è veramente molto molto forte, in difesa sta migliorando un sacco, ovviamente in un campionato del genere lui fa un po' fatica in alcune situazioni, perché sono dei lunghi di 2 metri, quindi sai, non è semplice per uno di 2-10, però io ti dico, preferisco avere uno di 2-10 con quelle mani lì, non egoista sotto canestro, sì. Quindi io sono contento di lui, di Justin. È un gran ragazzo e ti ripeto, ovviamente, cioè, tutti fanno fatica, arrivi in un campionato dove sono dei lunghi che sono particolari, diciamo, dai, sono dei mezzi lunghi di 2 metri e fai fatica a stare dietro.
Poi ovviamente molti fanno il paragone con Daniel dell'anno scorso, io Daniel l'ho visto, è un grande giocatore anche lui, però Knox secondo me come attacco tutto quanto è meglio dell'altro. L'altro ovviamente correva un po' di più, non può correre di più, però secondo me alla lunga Justin può aiutare tanto la squadra anche in difesa, perché può stoppare, può fare un sacco di robe, però ti ripeto, ci vorrà del tempo, però secondo me già dalla prima partita, quella di due giorni fa, ha fatto dei grandi grandi miglioramenti. Qualcuno ti ha sorpreso dei tuoi compagni che non ti aspettavi? Nel senso positivo, ma che detto di voce? No, io che riconoscevo, perché comunque l'anno scorso lo guardavo tutte le partite della Fortitudo, magari non seguivo le mie del Serie 1, ma seguivo la F. No, vabbè, scherzo, dai. Però l'ho seguito tutte le playoff. Candy è molto migliorato, soprattutto quest'ultimo periodo ha preso una grande confidenza. Secondo me adesso con l'arrivo di Ruzzi, secondo me migliorerà ancora di più, perché sì, è sul sesto ruolo, però magari gli toglie alcune responsabilità in fase di regia e lui può attaccare di più il ferro. Quindi Leo sì, mi ha impressionato ultimamente, che sta facendo un grande campionato, però come mi ha impressionato anche altri compagni, perdete a guardarli da fuori, anche Nazareno, se tu lo vedevi in televisione pensavi cazzo, è un giocatore, un macellaio, invece secondo me ha anche un bel tiro, sa giocare, uno che sa giocare con la squadra, invece se lo vedi così pensavi cazzo, Nazareno è uno che bussa e basta, invece no, pure Raucci sanno giocare, poi sono ragazzi molto tranquilli. Però quello che mi ha impressionato ultimamente è Candy, perché ha fatto un gran miglioramento e deve migliorare ancora. Ma nessuno, perché dentro non mi sento più vecchio, quindi non mi fa effetto. Quando guardi poi ovviamente l'età, sì, un po' cioè, alla fine sai, sono stato sempre più giovane, però dai, non mi sento io dentro il più vecchio, quindi la vivo molto tranquillamente. Abbiamo l'ultima. 3 mesi a Bologna, di vita a Bologna, com'è questa prima? Ma uguale, diciamo, dai, un po' sì. Anche? No, dai, mi trovo. Io mi sono sempre trovato. Poi ti dico, io nel weekend, lunedì ero sempre a Bologna, quindi bene o male è come se non fossi andato via. Però mi trovo molto bene, anche nelle altre città mi sono trovato bene, Torino, Milano, però qui mi sento più a casa dalle altre parti. Negozio bene. I ragazzi dell'età mio figlio hanno successo? No, vanno bene i negozi, però quello è un hobby quello. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.